Sì, buon pomeriggio dal Salone dei 500. Alle mie spalle la fase di allestimento dei tavoli di discussione che terranno banco nel pomeriggio, ma questa mattina una mattinata densa di appuntamenti con l'inaugurazione alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto dal suono delle chiarine qui in Palazzo Vecchio. Ha incontrato le autorità e gli organizzatori, gli è stata consegnata la carta di Firenze dell'economia civile, una carta programmatica che gli organizzatori del festival hanno voluto buttare giù all'indomani dell'emergenza sanitaria per riporre l'uomo al centro anche dell'economia in questo clima di ripartenza. Un nuovo umanesimo, dunque, quale luogo migliore che la città culla del Rinascimento per rilanciarlo anche in chiave economica? Il Presidente della Repubblica non ha preso parola qui in Palazzo Vecchio, ma ha parlato davanti a un pubblico d'eccezione, ovvero quello dei bambini, piccoli eroi che ad agosto scorso hanno salvato nel comune di Vaglia, a Bivigliano, in provincia di Firenze, un coetaneo che aveva rischiato l'annegamento nella piscina appunto del piccolo comune. Mattarella in prefettura a Firenze ha voluto incontrare questi bambini e dedicare loro anche delle parole di incoraggiamento e di encomio. Sentiamo le parole del Presidente della Repubblica e poi la linea può tornare allo studio di Firenze. Siete stati bravi, avete, come ha detto il prefetto, avete manifestato solidarietà, fiducia reciproca e avete fatto un gesto coraggioso e anche quel che andava fatto avete fatto subito. Avete mandato un bel messaggio a tutti, non soltanto ai vostri coetanei, ma ai più grandi, agli adulti, perché abbiano lo stesso spirito di aiuto reciproco che voi avete manifestato.